Ci troviamo a Settala, nello stabilimento di Indena. Sono con Nicolò Carotti, che fa parte dell'ufficio tecnico di Indena. Nicolò, parlaci un po' della tua azienda. Praticamente Indena nasce come industria chimico-farmaceutica. È un'industria che dai derivati naturali estrae il principio attivo che poi va a finire nei prodotti per l'industria chimico-farmaceutica, per l'industria cosmetica e per l'industria alimentare. Quindi da prodotti naturali viene ricavato il prodotto finito? Esatto, dalla materia prima vegetale, che può essere radice o pianta, viene estratto tramite solvente il principio che poi verrà rilavorato nelle varie reazioni. Da un punto di vista energetico, come funziona l'azienda, se tu volessi fare una fotografia? Per funzionare ha bisogno sia di energia elettrica che di energia termica. Abbiamo una centrale termica in cui ci sono caldaie e una parte di centrale termica è dedicata al cogeneratore, che oltre a fare vapore fa anche acqua calda e energia elettrica. Qual è stata l'esigenza che ha reso necessario questo intervento di efficientamento? Un revamping alla nostra centrale termica, in modo tale da avere delle caldaie più performanti rispetto alle precedenti. Quali sono stati nella pratica gli interventi che sono stati eseguiti? Praticamente sono state installate due nuove caldaie della ditta Wiesmann, tutte e due da 4 tonnellate, una fa produzione diretta di vapore e viene utilizzata direttamente dall'impianto. L'altra invece è al servizio di una turbina che è stata installata insieme al nuovo generatore di vapore e fa, oltre che a fare vapore per l'industria, per il nostro impianto, fa anche produzione di energia elettrica. Prima hai citato un altro cogeneratore più potente, quello evidentemente a servizio della produzione. Questa turbina serve i periodi in cui la produzione non è al massimo regime e quindi i consumi sono minori. Esatto, infatti per il normale utilizzo dell'impianto abbiamo un cogeneratore da 2,5 MW che fa tutto il servizio della parte elettrica, una percentuale di produzione di vapore e tutta l'acqua calda annessa al circuito che viene utilizzata nell'impianto. Venendo ai vantaggi di questa installazione, nella sostituzione possiamo confrontare la nuova caldaia con il parco esistente in centrale termica, mentre per quanto riguarda la turbina possiamo parlare di un tempo di ritorno dell'investimento. Quali sono questi parametri? Nella parte della caldaia dove è stata sostituita e revampata abbiamo un efficientamento e un miglioramento energetico dal punto di vista della nuova caldaia rispetto alla precedente. Si parla di un 15% circa di efficientamento. Per quanto riguarda invece la nuova caldaia, quella correlata alla turbina, è un upgrade totale perché praticamente oltre che alla produzione di vapore abbiamo sempre produzione di energia elettrica. Da un punto di vista tecnologico, quali sono gli aspetti che vi hanno portato a scegliere la tecnologia Wiesmann? L'aspetto principale è stato l'economizzatore integrato nella caldaia in modo tale da spingere al massimo il rendimento. Oltre a quello, le basse emissioni, siamo intorno ai 75 mg sul normal metro cubo e anche l'alloggiamento del bruciatore raffreddato ad acqua. Dal punto di vista della manutenzione invece? Abbiamo installato nella caldaia un piano di lavoro sopra e un accesso tramite una scala. Tale piano di lavoro è utilizzato sia dal punto di vista di manutenzione per chiusure o strumentazione correlata direttamente sopra la caldaia, mentre lato manutentivo abbiamo anche la caldaia che alza le 72 ore di esonero. Quindi non è necessario che ci sia fisso il manutentore patentato a presidiare la centrale termica. Oltre a questo abbiamo anche che il bruciatore ci permette di non fare manutenzione o ripristino di malta siccome è raffreddata d'acqua.